Buongiorno a tutti, da Orazio Leotta. Abbiamo il piacere quest'oggi di ospitare nella nostra trasmissione Cecilia Crisafulli, che è una violinista, è nata a Venezia ed è l'unica italiana e l'unica donna a far parte della Max Raab Unpalast Orchestra. È un celebre gruppo musicale, notissimo in Germania, in Svizzera, ma anche in tutti i paesi del nord Europa, ed è un gruppo che ogni anno vanta nel suo tour, nei suoi concerti, delle tappe fisse negli Stati Uniti d'America. Poi Cecilia mi correggerà. Cecilia, che dal cognome Crisafulli fa trasparire delle origini siciliane, messinesi in particolare, poi invito lei stessa a confermarci e a parlare di ciò, ha accolto il nostro invito in trasmissione. Noi la ringraziamo, siamo onorati di averla tra noi. E così, subito per rompere il ghiaccio, la domanda che credo che sia la domanda di prassi: come si è avvicinata al violino, come è sbocciato l'amore con questo strumento? Allora, Ciao Cecilia. innanzitutto ciao a tutti, infatti ciao. Il violino è stato portato in casa dal papà che è violinista, adesso è in pensione, ma ha lavorato 38 anni al Teatro La Fenice e quindi la musica è sempre stata molto presente in casa nostra. Mia mamma ci ha sempre portate, a me e mia sorella, a teatro, a sentire le prove generali, a sentire i concerti, a sentire le opere liriche. E mio papà ovviamente ci teneva che le sue figlie suonassero uno strumento. Mia sorella è diventata pianista e io sono diventata violinista. Bene, bene, sarà stato molto contento, papà. Sì. Dunque, poi hai conseguito naturalmente il diploma al conservatorio e, arrivato a un certo punto, maturi la scelta, tra virgolette, drastica di trasferirti in Germania. Perché all'estero e perché proprio a Berlino? Allora, sì, io mi sono diplomata al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia nel 2002. In realtà ho studiato quasi sempre privatamente. Sapevo già che una volta finiti gli studi in Italia mi sarei allontanata da casa. Sentivo la necessità di trovare me stessa, di spiccare il volo, se così si può dire. Quindi, già mentre frequentavo ancora il liceo mi guardavo un po' intorno, ho fatto dei corsi in diverse parti d'Europa d'estate, sfruttando quelli che per gli altri erano le vacanze, diciamo. E la Germania in particolare mi è stata proposta da un amico di famiglia, anche lui insegnante, no, anche lui, ma comunque all'interno della musica, il capo della musica, insegnante al Conservatorio di Milano. E a me piaceva il tedesco, l'avevo studiato alle medie, quindi una piccolissima base ce l'avevo e ho detto perché no? Siamo andati insieme a Berlino e da là amore a prima vista per la città, amore a prima vista per quello che poi è diventato il mio maestro di violino. Ho fatto qualche audizione con alcuni insegnanti e da là sono rimasta, sono 19 anni che abito qui. Una scelta felice, dunque. Sì. E il tuo incontro con la Max Raab Unpalast Orchestra, invece, immagino ci siano stati dei provini. Ecco, parlaci di quei giorni. A quale anno risale la tua, diciamo, assunzione all'interno della band? Allora, nel 2007 ho partecipato a questo concorso, cercavano una violinista nuova. La Palast Orchestra è sempre stata costituita da uomini, sono 12 uomini e la parte del violino è sempre stata affidata a una violinista, quindi a una donna. E la mia, sì, la Hanne Berger, la violinista che suonava prima di me, voleva smettere, aveva una bambina piccola e così cercavano la nuova violinista. Io mi sono proposta insieme a tante altre, senza in realtà personalmente sapere in che cosa andavo a cacciarmi. Non conoscevo l'orchestra, non conoscevo il cantante, ero un po' fuori, però mi ha sempre attirato ogni genere musicale, quindi io
il mio violino non mi doveva per forza portare in un'orchestra classica, sinfonica, sono sempre stata attenta con gli occhi aperti, le orecchie aperte per qualsiasi cosa, mi ero comprata anche un violino elettrico, ho suonato con qualche band rock, quindi quel giorno mi sono proposta così. Un po' ingenuamente, perché se avessi saputo che davanti avevo già delle star, forse non avrei guardato male il pianista quando mi ha dato l'attacco. Gli ho detto: ma stai sbagliando, cioè io molto l'ho lasciato un po'. Ma sì, hai ragione, effettivamente. Così ho suonato tutto a memoria e spavalda. Boh, tranquilla, contenta. Ho detto, ma sì, se vinco in caso faccio un anno di esperienza, non pensavo che sarei Grazie così rimasta tanto. per così tanti anni, esatto. Hai fatto centro. Hai Sì. fatto centro, benissimo. E dunque dicevi che siete 12 più la 12, 13, dunque in Siamo totale 13, all'interno esatto. della Il band cantante, esatto, il c'è cantante, la poi ci voce. Dico, gli altri strumentisti, quali fiati partecipano? Ci saranno i sassofoni, le trombe e cos'altro? Esatto, abbiamo il pianista, poi abbiamo Sì. il percussionista, abbiamo il chitarrista che in realtà suona la qualunque abbia, insomma, più o meno la forma di una chitarra. Poi abbiamo il contrabbassista che suona anche il sousaphone, che è uno strumento a fiato proprio tipico degli anni 20 e 30, che è il genere appunto musicale che facciamo noi. E poi abbiamo due trombe, un trombone e i sassofoni che suonano però anche clarinetti, flauti, traversi a Bene, seconda. i polistrumentisti, insomma, va. Sì, a seconda della necessità. Esatto. Bene, bene. E così per far conoscere ai nostri ascoltatori, al nostro pubblico, ecco, qual è il genere musicale che la band tedesca riesce, diciamo, a trasmettere? Ecco, qual è il segreto? Perché fate sold out ovunque voi suonate? Qual è il segreto della vostra musica? Quale alchimia si crea poi, tra l'altro, tra di voi? Una musica senza tempo, io la sconoscevo, me ne sono innamorata velocemente. Molti brani vivono per i testi, che sono molto importanti, altri vivono per la musica. Infatti, quando l'orchestrazione, diciamo, dice più delle parole, Max Rabe tende a lasciare più spazio a noi, a cantare magari in un tutto o solo in alcune, solo in... Sì, sono ritornelli, magari. Fare un esempio a chi adesso subito non associa nulla alla musica anni 20 e 30, per l'Italia si parla di Bixio e Cherubini, si parla di Parlami d'amore Mariù, 1.000 lire al mese, Natalino Occo. Un'ora sola ti vorrei, insomma, Certo. questa è la musica nostra italiana di quegli anni. Esatto. Mediamente quando inizia il vostro tour, quando finisce, di quante tappe si compone, diciamo, quante nazioni toccate nel vostro Pre-Covid, tour? No, pre-Covid, sì, poi questo parleremo anche del Covid. sì, no, più o meno suonavamo 90, tra i 90 e i 100 concerti l'anno Grazie. in tutta Europa, e poi, come hai detto tu all'inizio, una volta l'anno in America, in Canada, cioè negli Stati Uniti e in Canada. E poi alternando siamo stati in Giappone, nel Libano, siamo stati in Israele, loro sono stati in Cina prima che io vincessi il concorso, quindi in Russia ci sono varie tappe e arriviamo veramente ovunque. Il segreto non so quale sia, la musica parla da sé forse, e poi comunque c'è molto molto lavoro. È una tendenza, cioè un cercare, forse la perfezione è la parola sbagliata, ma comunque un'attenzione ai particolari, perché non è solo un concerto, uno spettacolo a 360 gradi, e quindi anche la scelta del repertorio a seconda del paese in cui suoniamo. Max si Certo, mette molto importante. da fare, cerca di cantare, di suonare anche brani proprio del paese in cui andiamo. Dal Giappone abbiamo suonato anche dei brani giapponesi e lui ha cantato in Sì, giapponese. perché Con gli Max Rabe altri. in effetti
parla anche diverse lingue, ecco, almeno relativamente alle canzoni. È vero, le parla o comunque impara quello che serve per arrivare proprio al cuore delle persone che abbiamo davanti, quindi al pubblico, ci adattiamo molto e questo secondo me il pubblico lo sente. E poi però arriva la pandemia, dobbiamo purtroppo parlare anche di questo, è quella variabile, diciamo, che non ti aspetti, ecco, blocca le esibizioni dal vivo. Ecco, per te questo che cosa ha rappresentato, cioè questo stop forzato? Nei telegiornali si parla tanto dei ristoratori, dei bar, degli impianti sciistici, per carità, però forse non si parla abbastanza delle sofferenze degli artisti, ecco, di coloro che vivono di teatro, di palcoscenici, che vivono del rapporto diretto con il pubblico. Presumo che per te sia stato e continua a essere tutto ciò terribile. Ecco. Una grande sofferenza. Io non pensavo, mi lamentavo sempre, non vedo mai i miei bambini, non sono mai a casa. Non esistono i weekend, non esistono le vacanze tipiche per tutti, no? Però, cioè, senza musica, per noi, per me, mi hanno tolto l'aria, mi hanno tolto una importantissima fetta di vita, cioè la mia vita era basata su questi viaggi, la mia valigia era sempre pronta, era sempre, sì, pronta a spiccare il volo proprio nel vero senso della parola e poi venivo a contatto sempre con un sacco di persone, con un sacco di posti, un sacco di colori, di profumi diversi, mi hanno intrappolata in quattro mura e mi sento per troppo tempo e devo dire che la cosa che proprio fa capire quanto io stia soffrendo è che la mia bambina, io ho due bimbi, 6 anni, adesso è un po' migliorata la situazione, però fino a qualche settimana fa mi diceva: mamma, mi manchi, ma me lo diceva in continuazione, mamma, mi manchi, ma che ansia, Giulia, ma io sono sempre qua, no, mamma, adesso mi manchi, cioè praticamente sta soffrendo di più ora che mi vede sempre in casa, secondo me un po' persa, un po' non sono forse più la mamma così allegra che le faceva fare un sacco di cose nei pochi momenti che ci venivano concessi, ma sono la mamma presente, però con questo peso, questo carico, questi pensieri, questa, sì, meno allegria forse, meno musica, meno tutto. Cioè, la bambina è alla ricerca della vera mamma. Sì, è la ricerca della mamma. Poi comunque spesso la portavo in tournée, i miei figli sono cresciuti, sono nati e cresciuti praticamente sul palco, quindi finché è stato possibile, finché non sono entrati all'esilio, se le sono fatte tutte le tournée, hanno il passaporto pieno di timbri già alla loro età, e poi questa cosa ci ha stravolto un po' tutti e quattro, sì. Un artista durante la pandemia in pratica cosa fa? Cioè, oltre a mantenersi in esercizio con le prove, perché questo sicuramente accade, ma questo stress prolungato, ecco, che si sta vivendo, che stai vivendo anche tu, ecco, non c'è il rischio che si possa tramutare in qualcosa di più serio, di più importante? Sicuramente, non solo Sì, dico fenomeni di ansia, di stress, di incertezze, dico incertezze anche economiche per taluno. Ecco, magari in una persona può emergere un lato oscuro, qualcosa che magari era nascosto, era ignorato. Sicuramente, dico, questa cosa che hai detto si può generalizzare un po' a tutti, perché artisti o no stiamo un po' soffrendo tutti, ogni età ha i suoi problemi, si pensa sempre, si dice sempre i bambini, i poverini, non hanno amici, e i ragazzi, il liceo, e questa didattica a distanza, e i ristoratori, e le persone anziane che magari sono sole, non si possono muovere, cioè in ogni categoria, in ogni gruppo di persone si è creata una
sono accentuati dei problemi. Per quanto riguarda gli artisti, io penso che, o almeno nel mio caso, io comunicavo con la musica, quindi mi è stata come tolta la parola. Cioè, sono una molto socievole che parla volentieri anche di cose importanti, intime, che dà la possibilità alle persone di aprirsi. Però sul palco avevo la possibilità di farlo senza espormi, anche se in realtà esposta lo ero, però sul palco io ho quella sicurezza, ho il violino in mano, mi sento arrivata, mi sento me stessa, invece senza il violino a casa, sì, cosa faccio? Suonicchio, mi sono messa a fare questi video su Instagram, su Facebook, ma più che altro per avere la motivazione di prendere il violino in mano, perché tu dici, ok, si prova, si studia, sì, ok, però senza un concerto da fare, senza una meta, senza poi suonare insieme ad altri, perché la musica si fa da soli, ma si fa soprattutto con altre persone. Gruppo, gruppo. Gruppo, cioè, adesso finalmente ho avuto 3 giorni di prove. Ale, viva. E eravamo tutti felici, nessuno che guardasse Certo. l'ora, quando finiremo, ma 3, 4, 5, 6 ore Ma di è fila, ma importante, sì, ma che certo, recuperare. mamma E mia, poi che necessità proprio. ultimamente, dico, si parla solo di Covid, di malati di Covid, come se tutte le altre malattie, tutti gli altri disturbi, ecco, passano in secondo piano, invece magari vengono accentuati da. Sicuramente vengono accentuati, si è parlato di quanta violenza in più ci sia a casa, di quanta gente sia entrata in depressione. Io sicuramente nel mio pure mi sono depressa, cioè il fatto di appunto essere rinchiusa, poi mi sono messa pure a studiare all'università di nuovo, quindi mi sono ritrovata catapultata non solo alle quattro mura, ma a una stanza davanti a un computer dalla mattina alla sera. Cioè, penso per una musicista la cosa peggiore che potesse capire, e me la sono cercata io, eh. E quindi da là, comunque, anche nel mio, sicuramente mi sono depressa. Poi ho sempre sofferto appunto di disturbi, ormai di disturbi alimentari per tanti anni, e sono proprio ricaduta anch'io nel mio ciclo di bulimia, e chiamarli disturbi è una cosa che non sopporto più, ormai lo devo dire a tutti, cioè non è un disturbo, è una malattia con la M maiuscola, e non lo so perché venga catalogata in un'altra categoria. Muoiono un sacco di persone. Unica. Disturbo alimentare, come se fosse un rumore da spegnere, ma Sì, diminuita la cosa. Hai scritto una canzone che si intitola Sola Invisibile, ti va di parlarne? sì, quella canzone in realtà non è che l'ho scritta adesso, l'ho scritta 3 anni fa, era stato uno sfogo. Io purtroppo speravo di trovare la mia pace, la mia tranquillità nelle mie gravidanze, nella mia famiglia, invece, alla fine sono io che non sono mai soddisfatta di me. Ho sempre bisogno di raggiungere un nuovo obiettivo. Anche lo studio universitario che mi sono imposta adesso per non stare a casa senza fare niente, come se avere 2 bambini piccoli e una casa da portare avanti non fosse abbastanza. O come se affrontare questa pandemia e i problemi anche personali e psicologici non fosse abbastanza. Sempre questa necessità, e questa canzone ho deciso di cantarla, che non sono una cantante assolutamente. L'ho postata, ma ero così, ho detto, terribile, super critica sempre nei miei confronti. Beh, uno sfogo, ho detto basta, ma perché devo far finta che questa faccia di me non esista? C'è. Mi accompagna da 19 anni, quindi tiriamola fuori, magari può aiutare qualcuno, magari se ne può parlare un po' di più. E Il se. momento è stato anche calzante anche per tirare fuori, diciamo, questo aspetto, per dare coraggio anche a tanti, ecco, Sì, è
gruppo di amicizie o di, insomma, in famiglia ne parlo, non è che è il segreto di Stato. Solo che è invisibile perché alla fine, beh, sola perché, sì, perché alla fine uno è solo in questa lotta costante contro questo mostro che può essere l'anoressia, che può essere la bulimia, il binge eating, io li conosco tutti, sono passata da uno all'altro, passo continuamente da uno all'altro. È invisibile perché specialmente alcune sfaccettature di questa malattia ti rendono invisibile, cioè nessuno si accorge che stai lottando contro questo mostro, il tuo sorriso nasconde tutto, sì, le occhiaie ce le abbiamo un po' tutte, specialmente da una certa età in poi, e quindi si è invisibili, si lotta da soli, specialmente in questo periodo in cui Esatto. manca, manca anche perché comunque la bulimia, queste sofferenze sono, l'hanno chiamate un po' il tumore dell'anima, sono abbastanza d'accordo, cioè si ha fame d'amore e si cerca di riempire questo vuoto con le famose abbuffate in un caso oppure non si può più mangiare nell'altro, ma alla fine la cosa è uguale, il cibo c'entra poco. A me piace cucinare, mi piace anche vedere gli altri che mangiano volentieri, mi Dunque, dispiace. deduco che in tutto questo contesto, la tua famiglia è stata importantissima in questo anno particolare. La presenza di tuo marito, dei tuoi figli. Diciamo che mi hanno aiutata più che altro a riconoscere il fatto che comunque continuo ad avere un ruolo in questa vita. Però è anche stato pesante, cioè è pesante dover comunque funzionare perché i due bambini, specialmente perché mio marito, poverino, a un certo punto dice: vabbè, lo so, stai male, ma cosa devo fare? Ma i bambini bisogna proteggerli e quindi bisogna riuscire in qualche modo lo stesso ad avere a trovare la forza quando in realtà la forza un po' insomma mi è venuta a mancare in tante situazioni e certe volte penso vedo la famiglia dal di fuori come no? È proprio pesante quando non pensi di far parte della tua famiglia. In Germania, che aria si respira a proposito di una prospettiva di ritorno all'esibizione del vivo? Qual è il sentiment, volendo usare un termine borsistico, si parla già di possibili date, di qualche concerto, ancora tutto molto per aria? Allora, noi abbiamo qualche data di concerto all'aperto di Open Air, però ce l'avevamo anche l'anno scorso, quindi ormai si tende a Vivere un po' la giornata. mettere una X sulle date possibili con un punto interrogativo accanto, rendersi disponibili ovviamente, dire potete quel giorno? Sì, certo, magari. Quindi aspettare, sperare in questo vaccino. Io spero. Ma anche in Germania siamo indietro però con i numeri, siamo indietro con i vaccini e i numeri di contagiati di Covid purtroppo sono tantissimi, quindi non so. Ma dico, tra di voi vi vedete, vi incontrate durante questo Fatto che periodo? non ci si può No, non incontrare. si può, d'accordo, ma dico, laddove è possibile, vi No, cioè sentite? noi per fare questi 3 giorni di prove avevamo ognuno di noi, ogni giorno ci siamo fatti il test per provare in sicurezza in una vecchia industria, quindi una sala enorme. E no, non ci incontriamo, cioè magari sì, mi sono vista Sentite, qualche volta con qualche collega, ogni tanto ci si sente, ci si scambia gli ma ci auguri. sarà tra di voi quello più ottimista, quello più pessimista? Ecco, tu per esempio in quale ambito ti collochi? Probabilmente. Io sono un po' tendente pessimista, sinceramente, ma non perché voglio essere pessimista, ma perché mi hanno promesso, cioè no, mi hanno promesso, sì, mi hanno spostato sempre queste date perché vedo che alla fine cosa devo dire? Dico, vabbè,
Non importa se moriamo, apriamo lo stesso i teatri, cioè, non è così. Io cerco di comportarmi il meglio possibile, di seguire tutte le regole, le mascherine le butto, non le tengo per un mese a casa. Non lo so, cioè, io cerco di fare quello che posso, se il parco giochi è pieno, anche se qua non ci sono limitazioni, dico ai bambini, bambini, non si può, si va a casa. Però vedo che tanta gente questa attenzione non ce l'ha, mi verrebbe da urlare, io voglio tornare sul palco, potete stare attenti. Cioè, qua per esempio non c'è l'obbligo della mascherina fuori, quindi io non la metto se però vedo che insomma sto passeggiando con mio marito e sono da sola, certo che se poi incontro un gruppo in massa di gente me la tiro su, cioè ce l'ho qua, me la tiro su distinto, ma gli altri non lo fanno o in molti non lo fanno comunque. Talvolta i bambini sono più disciplinati degli adulti, intendo. I In bambini, questo sì, anche se anche loro non ne possono non ne più, possono più, è chiaro. infatti. Nella tua carriera musicale ti sei esibita dunque, riallacciandomi al discorso di prima. Io vorrei citare che ti sei esibita alla Carnegie Hall di New York, tanto per dire, Musikverein di Vienna, alla Symphony Hall di Chicago, Davis Symphony Hall di San Francisco, ne potrei citare a non finire, ad Helsinki, ma nonostante tutto ciò mi risulta che hai un cruccio, ecco, quello di non aver mai suonato in un posto preciso, ecco, se ne vuoi parlare, lo vuoi rivelare ai nostri ascoltatori. Io lo so qual è, perché io so che ti riferisci al Teatro Greco di Taormina, ma in realtà allora i miei cruci sono due, e lo devo dire, perché io Certo, indubbiamente. ho origini siciliane, quindi secondo me suonare al Teatro Greco di Taormina, cioè con quello sfondo, con quel mare, sarebbe una cosa fantastica. E poi Taormina, secondo me, è anche un palco adatto a noi, anche per chi volendo non ci conosce, perché comunque Taormina è attrazione di tutto il mondo, quindi sicuramente ci sarebbe un bel mix, un pubblico particolarmente vario che si potrebbe proporre Taormina. Pieno L'altro di turisti, ah? con tanti turisti a Con Taormina, tanti con tanti, turisti, quindi secondo me potrebbe tranquillamente. specialmente tedeschi. Infatti, l'altro cruccio resta comunque il Teatro La Fenice, cioè io sono cresciuta là, la conosco a memoria, dietro, davanti, fuori, sopra e sotto, e insomma mi piacerebbe vederla anche dal lato Dal palco, lato quindi dal protagonista, sarebbe diciamo. una bella soddisfazione, quindi insomma Questo te cerco. lo Gli auguriamo entrambe le cose. Ecco che, tornando a Messina, hai un marito messinese, i tuoi nonni sono messinesi e ti sei sposata a Messina, tra l'altro, diciamolo. Ecco, le cronache raccontano che tu e il resto della banda, arrivati a un certo punto del rinfresco, vi siete esibiti una sorta di concerto improvvisato. Ecco, ti vuoi rivelare qualcosa a tal proposito? Certo, cioè io li ho invitati, ma con la clausola scritta che dovevano suonare, poveretti, no. Sono venuti tutti molto contenti, con tutte le famiglie. È stato proprio sì, una cosa molto particolare e abbiamo suonato più di un'ora. Io avevo questo sogno di suonare in abito da sposa. È stato bello perché insomma abbiamo suonato musiche che hanno riconosciuto le persone anche più grandi, no? Tra di noi, la mia nonna, la mia prozia, la mamma di mio marito, cioè mia suocera, a canticchiare, insomma a ballare il valzer, il foxtrot, quindi è stato molto bello con questo scenario nella villa di mio marito e di famiglia, insomma della sua famiglia. Molto bello, quindi abbiamo dovuto ovviamente procurare tutti gli strumenti, ho fatto costruire un palco apposta, ho un po' movimentato mezza Messina per rendere questa cosa possibile, però insomma avere Ne è Max Raffaele valsa la pena, era proprio matrimonio, non è da dove. ne è valsa la pena, direi. Assolutamente sì, Assolutamente sì. Cecilia, assolutamente. per concludere, io farei un accenno a qualcosa che ho scorto così qua e là. Si parla di un disco d'oro. Ci vuoi dire qualcosa di questo disco d'oro? Questa Sì. gratifica non da poco. Nel 2019 abbiamo inciso il nostro ultimo disco per ora, che
che è l'MTV Unplugged, e, con vari artisti che hanno partecipato cantando, esibendosi con noi. E abbiamo vinto l'anno scorso il Disco d'Oro e ovviamente la festa, il nostro onore non è stata potuta essere organizzata. E il disco, io e i miei colleghi non li avevo visti per tutto questo tempo e finalmente ieri mi è stato consegnato così questo riconoscimento. Sono tanto contenta, intanto perché è venuto molto bello, molto vario e poi perché ho suonato un solo tutto mio, sono contenta, una bella, sono soddisfazioni. Poi ormai al giorno d'oggi i dischi se ne vendono veramente pochi, quindi l'abbiamo portato poco questo disco, diciamo, in giro, perché ovviamente poi, come sai, si è concluso un po' tutto, quindi non vedo l'ora di ricominciare perché avevamo messo su un bel programma e non vediamo l'ora di farlo conoscere a tutti. Cecilia, che dire, è stato un piacere enorme averti con noi, i nostri ascoltatori lo saranno stati altrettanto, ti ringraziamo e magari chissà un domani, magari potrai essere ospite di presenza nella nostra emittente. Volentieri, grazie a te. Ti auguriamo ogni bene da ogni punto di vista e ti salutiamo, un abbraccio e in bocca al Grazie, lupo sempre. grazie, In viva bocca il al lupo, lupo. si dice oggi. Ciao. Ciao, ciao Cecilia, grazie ancora.